diventò star del web la storia di un meccanico milanese, virali sui social i video in cui insegna a riparare la propria auto. Sono diventati virali sui social i video in cui insegna a curare la propria auto, la storia di un meccanico milanese dal rischio fallimento durante il lockdown a star del web. Alberto Ambrogi. 700.000 follower su 4 piattaforme, oltre 40 milioni di interazioni a settimana solo su Facebook. Emanuele Sabatino, 45 anni, cresciuto a Milano, è tra i meccanici più noti del web. I video in cui spiega come riparare e avere cura della propria auto, così come le sue prove su strada, sono virali. Che sound! 240 cavalli! Eppure la sua storia imprenditoriale ha avuto momenti difficili. L'officina a Melegnano allagata con danni per 200.000 euro e poi furti a ripetizione anche di bici da corsa con cui aveva provato a differenziare l'attività e quindi il fallimento. Apri il frigo e non c'è latte e non hai un euro e preghi la notte la Madonna che arrivi una macchina a cambiare le lampadine per andare a fare la spesa. Vieni qui tutto carico. Ma dall'altra parte manca il lavoro. Emanuele riparte nel 2017 da Broni, dove il padre compra un capannone abbandonato, ma i clienti non arrivano, nessuno lo conosce nel paese dell'Oltrepò. Ho cominciato a fare video. Ha funzionato probabilmente il messaggio di spontaneità e naturalezza. I primi video avevo il telefono rotto, mi ero fatto la bacchetta selfie con un pezzo di ramo, legata con lo scotch. In poche settimane arriva a 10.000 follower, la popolarità esplode, la chiave del successo riflette oggi cambiare visione. Non mi interessava la persona, riparavo le macchine. Io invece devo aiutare le persone a soddisfare le loro esigenze, le loro necessità.